Non si chiama melma, è acqua faba, ci puoi fare la maionese, tua madre ce la fa, io no. Oggi secchio. Couscous e acqua bollente salata, pari peso del couscous. Un cucchiaio d'olio, sgraniamo, chiudiamo, lasciamo riposare per 10 minuti. Nel frattempo apriamo tutti i barattoli, sciacquiamo i ceci dalla melma, installiamo i capperi e facciamo la pugnetta del giorno, la curcuma che io uso un po' ovunque, anche nel caffè. Curcuma super fighetta, super di lusso, presa su Prodi, Salice Pizza 10 per lo sconto. In effetti ha un odore super 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 intenso. La curcuma è elegante, ma noi no, mangiamoli secchi anche oggi. Passati 10 minuti lo sgraniamo di nuovo. Pronto al trasferimento nei secchi? Prendi appunti che è difficilissimo. Tutto in ciotola, ceci, capperi e pure della rucola. Sorpresa, non te l'aspettavi, ma la roba verde la metto sempre. Ancora un po' d'olio perché è tutto troppo secco. E vai di curcuma. E pronti, sospetto che l'olio non sia ancora sufficiente. Non si mangia con le bacchette perché è africano, quindi teoria con le mani. Non mi trovo bene, porchetta. Un barattolo intero di ceci era troppo. Lo conservo come pan di via.